generazione apre con questo filo conduttore del ricordo, della memoria, ma poi anche una prospettiva per il futuro, l'idea di non andare mai in pensione, l'idea che ci sarà sempre bisogno di qualcuno che presidia. Adesso la parola a Fabrizio De Santis, presidente dell'Ampi Roma. Fabrizio, lo dirà lui, si scusa, ma è impegnatissimo dopo il grande 25 aprile, per cui poi ci dovrà lasciare. Ma io vi ringrazio il sindacato moltissimo di questa forte iniziativa valoriale. Per l'Ampi è obbligatorio essere presenti, perché l'Ampi nasce nel 44, ma l'antifascismo nasce prima, anzi spesso si dice che si ricorda che l'Italia è il paese che ha inventato il fascismo. È vero, era dei grandi paesi quello che soffriva di più della disoccupazione, quello che soffriva di più dei bassi salari, tante condizioni portarono alla nascita in Italia del fascismo, però ricordiamo anche che l'Italia è il paese che ha inventato l'antifascismo, è il paese che non ha atteso l'occupazione straniera per combattere il fascismo. E l'antifascismo nasce nella difesa delle leghe a cui i fascisti davano fuoco, nella difesa anche delle cooperative popolari in Veneto, nella difesa di ogni forma di organizzazione popolare che veniva attaccata e distrutta dal nascente regime, dalla milizia fascista. Quindi siamo riscoprendo insieme, rivalorizzando con forza le radici stesse dell'antifascismo, di cui ovviamente hanno detto questi due importanti interventi introduttivi, c'è oggi grandissima necessità. Per questo l'Ampi nel 2006, ormai 12 anni fa, quando erano ancora presenti moltissimi partigiani, oggi ci sono circa 4.000 partigiani italiani, una cinquantina di partigiani romani, decise che l'Ampi non doveva chiudere, perché la battaglia politica e culturale dei partigiani non era finita e non sarà finita finché la diretta eredità della resistenza, e cioè la Costituzione, i suoi principi fondamentali, non saranno pienamente applicati. E oggi ne vediamo quanto la mancanza sia grave e sia necessaria. Noi stiamo come Ampi aprendo tante sezioni, non so, credo purtroppo c'entri anche la crisi della sinistra, sicuramente. E credo però, ad esempio, ho letto l'ordine del giorno della Fiamma Nazionale, io credo strategico, il fatto di dire adesso ci impegniamo ad aprire sezioni dell'Ampi in ogni luogo di lavoro, in molti luoghi di lavoro. E qui torniamo alle radici, appunto a una delle radici fondamentali dell'antifascismo. Ricordiamo peraltro che il fascismo, tra le prime cose che fece, sciolse i sindacati, tagliò i salari e fece capire chiaramente da che parte stava quel tipo di regime. Ma dicevo, di questi valori c'è bisogno, di questa lotta, certo non con le armi, ma la resistenza, che è stata certamente anzitutto un fatto d'arme, e i fatti d'armi erano pregnanti, ma è stata anche il sogno, la lotta per un mondo completamente diverso da quello del fascismo, del nazismo, dell'imperialismo giapponese, e che quindi per quei valori per cui si è lottato c'è bisogno di lottare ancora, anzitutto per la pace. Noi viviamo un'epoca in cui conosciamo nuove minacce alla pace mondiale. Si rischia un'escalation nei prossimi giorni, sapete, in Siria si stanno avvicinando portaerei statunitensi, russe, cinesi, si stanno concentrando in Siria, addirittura il presidente Trump, della più grande potenza militare mondiale, dice adesso vi mandiamo, non so, cadetti, confettini, questi belli nuovi, no? Questi oggetti. So, è un linguaggio irresponsabile e di guerra. Se scoppiasse una guerra, subito dovremmo mettere in campo tutti insieme, coralmente, iniziative per la pace. E non è solo la pace, purtroppo dire, come sottolineava prima Fabrizio,
queste cose non possono più accadere è una stupidaggine, è una cosa grave dire ma sì, queste cose non possono più accadere, bisogna lottare perché queste cose non accadano mai più. E vediamo in tutta Europa, veniva sottolineato dalla segretaria generale, da Francesca Retavita, vediamo risorgere vecchi e nuovi fascismi, vediamo che in molti paesi addirittura fanno parte di coalizioni di governo, e vediamo che questo è un problema che viviamo anche in Italia. Ci sono formazioni che fanno diretto riferimento al fascismo e che utilizzano la violenza nell'esplicazione della loro attività e che quindi fanno della violenza e del fascismo la loro bandiera. È arrivato il momento di sciogliere queste organizzazioni. Per questo, insieme al sindacato, insieme a tante altre associazioni, stiamo lavorando, stiamo insistendo, raccogliendo firme su una petizione che chieda lo scioglimento di tutti i gruppi fascisti italiani. E diceva una cosa molto importante anche gli interventi prima, e cioè di questa grave crisi economica, si è fatto il parallelo con gli anni 20, no? In questa grave crisi economica trovano brodo di cultura linguaggi razzisti e fascisti. E il problema non è limitato ai gruppuscoli fascisti che si richiamano direttamente al fascismo. Purtroppo il linguaggio politico violento e razzista, e sottolineo che la Cassazione ha chiarito che il razzismo è fascismo. Non è possibile che io sono razzista, no, ma non so. No, il razzismo è fascismo. E il linguaggio politico violento nei confronti degli avversari, il linguaggio razzista, va oltre purtroppo questo tipo di gruppuscoli. E abbiamo visto tutta l'estrema destra europea esultare per i risultati politici delle elezioni italiane, aspettandosi chissà cosa, illudendosi di chissà cosa, ma sono germi che stanno rifiorendo, diciamo così. E i pericoli sono diversi, e quindi se c'è questa base per questo brodo di cultura, è necessario anche guardare in faccia la realtà di questo nostro paese, il fatto che la Costituzione, i principi fondamentali della Costituzione non sono ancora attuati. Siamo al sindacato, basta pensare all'articolo 4 della Costituzione, sta in cima alla Costituzione e dice che c'è il diritto al lavoro. No? Che fine ha fatto questo diritto? Che fine fa la libertà senza la sostanza del diritto al lavoro? Vorrei raccontare un episodio, è marginale, ma credo significativo, a me ha colpito. 10 giorni fa a Roma, a un ragazzo, 29 anni, che aveva perso il lavoro, è nato un figlio, è andato a trovare la moglie del figlio, ha fatto i fratelli, ha visto il figlio, è uscito dall'ospedale, si è suicidato. E allora che paese stiamo diventando? Che all'articolo 2, ancora prima, c'è scritto in Costituzione che la Repubblica deve farsi carico dei doveri inderogabili di solidarietà ed assicurare i diritti dell'uomo, non neanche del cittadino, i diritti dell'uomo, proclama la Repubblica Italiana. Per questo il prossimo 25 aprile, al quale mancano pochi giorni, assume un'importanza fondamentale. E voglio qui ringraziare veramente di cuore lo sforzo del sindacato, del segretario generale di Roma e Lazio Azzola, nel lavorare per un 25 aprile unitario. Voi sapete che purtroppo a Roma abbiamo subito da troppo tempo ormai, da 4 anni, una divisione dell'ANPI con la comunità ebraica di Roma, che è una divisione assurda e che non ha ragione di proseguire e che va interrotta. Uso il condizionale perché dopo 4 anni di incomprensioni è complicato, ma dicevo, ringrazio il segretario per l'impegno fattivo e il risultato che forse stiamo ottenendo. Abbiamo avuto
molti incontri, abbiamo fatto un comunicato insieme alla comunità ebraica di Roma per celebrare un 25 aprile unitario, inclusivo, per una grande manifestazione antifascista, pacifica e di massa. Io credo che questo in questo momento sia fondamentale. È fondamentale che tutto il mondo dell'antifascismo si ritrovi unito e risponda con forza a questi vecchi e nuovi fascismi, a questo linguaggio politico, alle vecchie e nuove minacce, alla libertà e anche alla possibilità per ogni persona umana di autorealizzarsi, come dice la Costituzione, con questi principi, no? Che a volte rischiano di essere poco comprensibili se non praticati. Io mi scuso, adesso dovrò andarmi perché hanno fissato dopo che era fissata questa riunione un comitato nazionale proprio sul 25 aprile e dovrò partecipare. Ma vorrei chiudere su una cosa: a tutti coloro che usano questo linguaggio razzista, fascista, a tutti coloro che si richiamano in Italia al fascismo e che fanno della violenza la loro bandiera, beh, a loro dobbiamo dire che sappiano bene che si illudono, perché la storia del nostro paese è una storia particolare. Il nostro paese non è stato liberato semplicemente dalle armate straniere, che siano sovietiche o che fossero alleate. Noi il 25 aprile festeggiamo l'insurrezione partigiana che ha liberato tutto il nord. A Roma non ci fu insurrezione, ma i tedeschi dicevano Roma metà è partigiana e metà li nasconde. Questa è l'Italia, no? Questa è l'Italia e ci sono ancora tanti di questi semi. Abbiamo fatto una manifestazione con dei ragazzi sulle fosse ardeatine, un corteo, e hanno trovato questi ragazzi uno slogan penso bellissimo, hanno detto ci avete sotterrato, ma eravamo semi. E allora dico, non si illudano, noi non siamo neanche un paese che è giaciuto 40 anni sotto il fascismo come la Spagna, no, noi siamo l'Italia che ha fatto la resistenza e la guerra di liberazione e che l'ha vinta e il cui ricordo è ancora vivo e vitale all'interno della nostra società. Quindi non si illudano, l'Italia non regredirà finché ricorderemo e renderemo attuali i valori dell'antifascismo. Avremo la possibilità di applicare pienamente la Costituzione, di rispondere alla crisi, di creare benessere e libertà per tutto il nostro popolo. Grazie compagni, vi ringrazio di cuore e ci ritroveremo in posizione più grande.